Questa è la nuova Kia Niro, un'auto che pensate di conoscere perché il nome già lo abbiamo bene a mente, ma in realtà scopriremo in questo video che non è così, questa è tutta nuova. Come sempre, se volete scoprire il prezzo di questa vettura non dovrete fare altro che cliccare sul link in alto a destra oppure qua sotto in descrizione per avere accesso a drivekey.it e avere così tutte le informazioni riguardo il listino e le offerte disponibili in questo momento. Troverete tutti i dati tecnici riguardo a questa vettura e potrete anche volendo confrontarla con tutte le altre in vendita in Italia. Cliccate sul link in alto a destra oppure qua sotto in descrizione per scoprire di più. Questa nuova generazione della Kia Niro è stata cambiata. Stesso nome di prima ma piattaforma completamente diversa. E diverso anche lo stile. I gruppi ottici all'anteriore sono full LED, così come sono a LED anche i fendinebbia. Molto particolare il segmento a LED dedicato ai fari diurni a zigzag, che va a impreziosire il frontale e renderlo molto moderno. Subito sotto il nuovo logo della Kia troviamo poi un inserto in plastica, nero e argentato, che permette di spezzare in due visivamente la parte superiore da quella sottostante, dove troviamo una grossa griglia nera. L'aerodinamica sulla nuova Niro non è secondaria. In effetti lo si nota alla base del parabrezza, dove abbiamo questi inserti in plastica nera scavati, che permettono di deviare il flusso verso la parte superiore della carrozzeria. Lo stesso si può dire per il tetto, dove si trovano due incavi che servono a incanalare l'aria verso lo spoiler posteriore. E sulla fiancata troviamo poi un altro inserto con due piccole pinne che indirizzano l'aria direttamente nella feritoia laterale. Quest'ultimo poi serve anche come base per lo sviluppo verticale dei gruppi ottici posteriori a boomerang. Molto bella poi la luce di stop che corre quasi da parte a parte alla base dello spoiler posteriore. Personalmente questa nuova Niro la trovo molto intrigante dal punto di vista estetico, sebbene molto particolare. Vorrei sapere la vostra però nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate. La Niro dentro è familiare, perché in effetti già abbiamo visto questo layout, questo display doppio con in basso la possibilità di controllare la climatizzazione e anche il sistema di infotainment già su altri due modelli recenti di Kia, cioè la EV6 e anche la Sportage, quindi che hanno utilizzato proprio questa stessa impostazione. Qui la vettura, secondo me, ha avuto un po' un passo indietro rispetto alla precedente Niro, perché effettivamente la precedente era un po' più, diciamo così, elegante per alcuni aspetti, ma nei dettagli la trovavo più meglio rifinita, insomma. Secondo me, soprattutto sull'utilizzo dei materiali, la precedente dava qualche cosina in più. In questo caso, evidentemente, si è poi andati più su un qualcosa di moderno dal punto di vista del design, con poi al centro, di fronte al passeggero anteriore, un inserto luminoso che permette di enfatizzare ancora un po' il concetto di modernità, e poi tutto il resto è stato appunto enfatizzato tramite l'utilizzo di due schermi, uno per la strumentazione e uno per il sistema di infotainment, e un terzo poi se vogliamo qua sotto, perché posso andare semplicemente a schiacciare questo tasto e a trasformarlo da controlli del sistema di infotainment a controlli della climatizzazione. Come vedete anche il volante è stato ripreso proprio da EV6 e da Sportage, dove troviamo poi i comandi della parte multimediale e quelli del cruise control adattivo e anche ovviamente del sistema di guida autonoma di livello 2, che permetterà poi, come vi racconterò più avanti, di poter viaggiare in modalità praticamente autonoma sulle strade a scorrimento, ma non solo. E poi abbiamo anche il controllo drive mode, quindi la possibilità di inserire la marcia normale, come in questo caso, oppure la sport, così da avere un coinvolgimento migliore del conducente e trasformare poi i pad al volante da controllo della frenata rigenerativa a controllo del cambio, che è un 6 marce, poi lo vediamo successivamente. Per quel che riguarda poi la parte centrale, molto razionale, più razionale rispetto alla vecchia da questo punto di vista, perché abbiamo un rotore che permette di andare a mettere la marcia D, R o la folle, oppure la marcia, la modalità appunto di parking, con anche una striscia luminosa perimetrale. Poi ci sono i comandi che servono appunto su diverse funzionalità di guida, riscaldamento dei sedili, auto hold per tenere l'auto ferma durante le soste appunto magari al semaforo, e poi abbiamo le prese USB nella parte centrale con la presa 12 volt subito qua, e chiaramente anche la piastra di ricarica di induzione per lo smartphone, lo appoggio e direttamente si ricarica. Tantissimo lo spazio davanti a me, come dicevo appunto, per mettere il cellulare. Poi qua abbiamo un enorme cassettone che può essere anche regolato, semplicemente schiacciando questi due tasti si attivano, poi diciamo così fuoriescono i portabicchieri, mentre nella parte retrostante abbiamo questo inserto che permette di dividere questo spazio molto grande
e poterlo trasformare evidentemente appunto nel sottobracciolo oppure semplicemente in uno spazio unico. Come vi dicevo, la strumentazione è totalmente digitale, può essere tra l'altro anche regolato direttamente tramite il tasto apposito per passare da un sottomenu all'altro e poter evidentemente anche muoversi poi da un'informazione all'altra. Qui abbiamo gli ADAS, abbiamo il computer di bordo con lo stato di carica della batteria, del sistema di trazione e poi abbiamo anche la navigazione integrata sotto i dati di consumo e tutto ciò che ci serve in marcia, mentre nella parte centrale possiamo andare a controllare tutta la vettura dal punto di vista infotelematico e di funzionalità dell'auto, quindi le sue impostazioni poi sostanzialmente, ma anche i servizi Key Alive, quindi quelli di connessione col mondo esterno che mi permettono di avere delle informazioni tra cui il traffico, i parcheggi, le stazioni di servizio e i costi appunto del carburante a destinazione, ovviamente come dicevo la possibilità anche di controllare poi il clima direttamente da qua, ma volendo anche da qua sotto. Infatti da qua posso andare ad alzare o abbassare la temperatura oppure andarlo a posizionare in auto o ancora andare a mettere poi la velocità della ventola o magari schiacciare anche questo tasto molto furbo che permette di andare a escludere il passeggero anteriore dall'aria condizionata qualora non serva, perché così si va a risparmiare carburante e efficientare ancora di più la marcia, mentre se schiaccio semplicemente qua posso passare da un sottomenu all'altro, ad esempio andare alla navigazione integrata, come vi dicevo, possibilità di ricercare tutto sia con i comandi vocali che con la tastiera integrata, o se no ancora si può anche andare semplicemente ad utilizzare Apple CarPlay e Android Auto wireless, si connette direttamente il telefono, la vettura poi a quel punto ti permette di interfacciarti con i servizi che già conosci sul cellulare, quindi Google Maps oppure ancora Spotify o Apple Music direttamente da un'interfaccia grafica dedicata. Oltre a questo chiaramente troviamo la radio, chiaramente anche digitale, e poi la possibilità di fare uno streaming Bluetooth da dispositivi esterni direttamente alle casse del veicolo. Tra l'altro questa impostazione dedicata al multimedia e anche al clima porta necessariamente a un passaggio in più, cioè quando si guida è meglio sempre guardare una volta in più sullo schermo per vedere se si è sul sottomenu corretto, perché sennò semplicemente magari si ruota la manopola per alzare il volume della radio invece ci si trova ad alzare la temperatura del clima o viceversa. Questa è una funzionalità che in effetti quantomeno sul volume della radio secondo me andava proprio resa indipendente, magari ecco con una piccola possibilità in più qua, oppure semplicemente poi si finisce per utilizzare magari i comandi al volante, però ecco se c'è necessità magari per il passeggero anteriore di andare a regolare questa funzionalità deve comunque fare un passaggio in più. La Kia Niro è stata allungata nelle dimensioni, infatti è 2 cm in più di passo ma 6 cm in più anche in lunghezza, e lo spazio è veramente tantissimo, guardate quanto ne ho a disposizione, tra l'altro apertura della portiera quasi 90 gradi con qui dietro una tasca tra l'altro rigida un po' più resistente per poter posizionare qualche cosina, qua abbiamo la possibilità di mettere magari una borsa oppure una giacca appoggiata direttamente qua, questo sicuramente è molto molto comodo, più che altro anche perché poi abbiamo integrato la possibilità di avere due prese USB, una per sedile, le bocchette dell'aria, ovviamente tantissimo spazio anche in altezza, davvero penso che nessuno potrà lamentarsi dell'abitabilità al posteriore, due portabicchieri con ovviamente il suo bracciolo. Il bagagliaio poi offre 451 litri di bagagliaio, per la precisione come dimensione minima, come capacità minima, permette di far stare tutte le valigie del nostro set, tra l'altro c'è ancora un pochettino di spazio, è molto furba la cappelliera morbida che permette di sfruttare in altezza totalmente lo spazio a disposizione senza andarla necessariamente a rimuovere, chiaramente poi si possono abbattere anche gli schienali. Un'auto veramente molto molto pratica, adesso andiamo su strada. Eccoci quindi al volante della nuova Kia Niro 2022, una vettura che è stata totalmente rivista sia nella parte meccanica del telaio ma anche per quel che riguarda l'efficienza del sistema ibrido, che permette di avere consumi più bassi rispetto a prima. In effetti questa è un'altra grande sorpresa che ho avuto guidando quest'auto per diversi chilometri, l'ho appena presa nuovissima, aveva 10 km quando me l'hanno consegnata, adesso ne ha circa 650, ho avuto la possibilità di guidarla in diversi contesti, ma soprattutto sono
sicuro che questi dati potrebbero essere anche migliorati dopo aver utilizzato l'auto per un po', quindi aver fatto una sorta di rodaggio, diciamo così. Però già così sono molto molto buoni, li vediamo tra pochissimo, ma prima di tutto partiamo dalle basi. Com'è composto questo motore termico e più il motore elettrico in realtà, quindi questo motore full hybrid? Ebbene, abbiamo un motore 4 cilindri aspirato, 1.6 di cilindrata, circa un centinaio di cavalli la potenza massima, mentre abbinato anche a un motore elettrico da una quarantina di cavalli, che permette come potenza totale di sistema di avere 140 cavalli di potenza massima. Questo permette quindi di poter viaggiare non solo alle basse velocità in modalità soltanto elettrico, ma anche a velocità intermedie, sostenute, quindi ad esempio in questo caso sono a 60 orari, ho rilasciato il pedale del gas e posso usare l'elettrico solo per muovere la vettura e mantenermi a questa velocità. Ma tra l'altro posso anche poter comunque sfruttare una velocità di risposta che è buona, anche se non entusiasmante. Questa non è una vettura da un'impostazione sportiva. Vado sul 100% sul gas, subito la spinta dell'elettrico, poi subentra il termico che mi aiuta ad avere un pochettino più di spinta. Tra l'altro, per avere anche un po' più di prontezza di risposta, posso andare a posizionarla in sport. Cosa succede tramite il tastino di cui vi ho parlato poco fa? Beh, in questo caso il cambio diventa sequenziale, quindi posso semplicemente andare a mettere le marce superiori o quelle inferiori, adesso sono in terza ad esempio, e vado subito a spingere. I motori lavorano insieme esattamente come fanno nella modalità eco quando andate a dare il gas al 100%, ma comunque in questo modo vi mantiene sempre un po' la marcia un pochettino più tirata, vi permette di avere un po' più di sportività, un po' più di reattività, anche se, ripeto, questa vettura non è un'auto sportiva e non andrebbe secondo me guidata così, ma hanno voluto mettere una modalità sport per avere un qualche cosina in più su cui poter poi giocare, ecco, divertirsi magari in alcune situazioni. Ma nel complesso puoi utilizzare questa automobile semplicemente sfruttando l'efficienza al massimo, più che la sportività è il modo migliore secondo me. Vi dico questo perché in effetti l'auto ha un assetto tendente al rollio, si sente un po' di pesantezza nello sterzo, uno sterzo che comunque ha sempre un carico volante abbastanza impegnativo, ha dei trasferimenti di carico che si sentono, quindi è una vettura che non è reattiva, diciamo così, non ha un'impostazione sportiva, semplicemente, come esattamente come lo era anche la vecchia. Da questo punto di vista non è cambiata più di tanto. Dove è cambiata però è cambiata nei consumi, perché effettivamente con la precedente riuscii a Genova, in un contesto gravoso che vi ricordo sempre e specifico spesso perché poi nei commenti leggo appunto che ci sono sempre dei fraintendimenti in questo senso, saliscendi frequenti e traffico intenso ovviamente vanno a incidere negativamente sui consumi. Consideratelo un caso limite se volete, ma comunque non sono gli stessi che si possono avere ad esempio in una città come Milano, giusto per fare un riferimento, una città di pianura. Quindi abbiamo a nostra disposizione comunque medie di consumo di 19 con un litro in città contro i 15 che registrai con la precedente Kia Niro. Questo secondo me è un miglioramento davvero davvero esagerato, al limite quasi dell'incredibile per certi aspetti. E poi viaggiando in autostrada siamo comunque sui 18 km con un litro di carburante a 130 orari col cruise control adattivo, anche qui efficienza ottimale. Per quel che riguarda poi la guida in ambito extraurbano siamo tranquillamente oltre i 20 con un litro, si può arrivare anche vicino ai 25 con un litro, quindi stessi risultati che poi si possono ottenere con un diesel di media cilindrata in questi ambiti. In città invece si riesce a fare anche meglio di un diesel appunto 1.500-1.600 di pari potenza. Mi piace tra l'altro il fatto di poter contare sulla parte elettrica in maniera importante, perché effettivamente non appena vado a rilasciare il gas quasi subito subentra la modalità elettrica, oppure se voglio un po' forzarla posso semplicemente andare a dare un piccolo colpo di freno, in questo modo vado a recuperare un po' di energia ma soprattutto appunto a forzare la modalità elettrica in questo momento, quindi accelero, arrivo alla velocità che desidero e la mantengo semplicemente in elettrico così. Questo è il modo migliore, perché effettivamente avendo un motore elettrico che ha un'efficienza di oltre il 90%, allora hai la possibilità davvero di impattare in maniera importante sui consumi. Batteria che tra l'altro è da 1,3 kWh di capacità, mentre la precedente Niro arrivava a 1,5 kWh, quindi questo porta ad un decremento proprio della capacità della batteria, un minor peso della stessa, e però come avete visto comunque consumi molto molto interessanti. Mano a mano che si andrà avanti si spera appunto di poter arrivare a una gestione dell'energia sempre più efficiente su questi sistemi ibridi, con batterie magari non di capienza esagerata ma con consumi sempre più bassi o comunque mantenuti a un livello di efficienza equivalente a quello di sistemi che in passato utilizzavano delle batterie un po' più grandi. Ci infiliamo adesso nel nostro tratto autostradale del circuito di prova, diciamo così. Vado subito a posizionare la vettura con la sua
guida semiautonoma di livello 2, vado ad inserire il cruise control adattivo, l'auto riconosce le linee a terra e mi mantiene al centro della corsia. Stesso discorso per la velocità, mi mantiene a una velocità preimpostata oppure va a rallentare se davanti a me il traffico è più lento, e questo mi permette quindi di andare a migliorare proprio l'esperienza d'uso, di viaggio, insomma mi permette di avere quel qualcosa in più. Tra l'altro, ogni volta che poi vado a spegnere e riaccendere la vettura si attiva il mantenimento attivo della corsia, che non c'entra appunto con il centraggio, ma è proprio un sistema che adesso vi faccio vedere. Vado a disattivare il centraggio, vado a riattivare proprio il sistema di mantenimento attivo della corsia. A questo punto, se mi avvicino troppo alla linea di demarcazione, l'auto va a sterzare e mi avvisa appunto con un suono di tenere le mani sul volante. Questo è per richiamare la mia attenzione. Comunque, al netto di questo, si può andare a mantenere il tasto premuto e andarlo a disattivare, così in ogni caso, se non vi serve, è inutile che sia appunto invasivo nella guida. La Niro è comunque un'auto piacevole da utilizzare appunto non soltanto nell'ambito urbano ma anche in ambito extraurbano, perché è comoda, ha delle sospensioni morbide che assorbono bene e, come vi dicevo, tantissimo spazio, molto pratica, e si può usare anche per i lunghi viaggi grazie a questi sistemi di assistenza al conducente che sono comunque disponibili in gamma, ma anche proprio tramite un'insonorizzazione che è buona, anche se non eccellente, permette comunque di poter viaggiare anche in lunghi tratti senza avere grossi problemi. A questo punto non mi resta altro che invitarvi a farmi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Ditemi cosa ne pensate di questa nuova Kia Niro 2022. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su DriveK. Ciao a tutti.